l'attività che sostanzialmente mi va di proporre ai genitori che ci ascoltano è una sorta di financial master chef in cui si utilizza proprio la cucina e il cibo. Perché il cibo consente davvero di poter esperire molti concetti legati all'educazione economico-finanziaria. Parliamo di budget, si può lavorare sul budget calorico, ma anche un budget di spesa, magari si può appunto giocare con i propri figli cercando di comporre un menù che rispetti dei limiti di spesa. La diversificazione, perché un menù è composto di tante ricette che possono essere più o meno rischiose e qui a questo punto entra in gioco anche il rischio. Si può lavorare sulla difficoltà delle ricette, magari faccio uno spiedino di frutta che è, diciamo così, basso rendimento e minimo sforzo, oppure su una ricetta più elaborata che in qualche modo possa ottenere un punteggio della giuria più alto, ma sia più rischiosa. Per non parlare del riuso, come si può davvero lavorare tantissimo sull'utilizzo degli ingredienti, e poi si può anche esperire una differenza di dotazione iniziali, magari lavorando proprio sul sesso dei propri figli, dando a maschietti e femmine ingredienti diversi per far esperire proprio una differenza nelle dotazioni iniziali. Il vantaggio di poter lavorare sul Financial Master Chef è quello, ovviamente, di nuovo di ottenere l'ingaggio, il divertimento dei propri figli, in modo tale da coinvolgerli nel passaggio, nella veicolazione di contenuti e principi di educazione economico-finanziaria, stando bene attenti a attivarli appunto di nuovo. Il pensare con le mani, cui facevo riferimento richiamandomi al costruzionismo, credo abbia proprio questo vantaggio che può in qualche modo far esperire ai propri figli una costruzione attiva della conoscenza.